Matti Costruzioni. Dal 1958 immobili di pregio in Oltrepò a Pavese e nella Riviera Ligure. Come le nuove ed eleganti palazzine con finiture prestigiose e personalizzabili. Le ville singole e bifamiliari con impianto termico all'avanguardia. La prestigiosa Villa Manila, a pochi metri dal mare di Varazze. Costruzioni in zone centrali e residenziali di pregio, ampio capitolato, massima efficienza energetica ed assistenza del cliente a 360 gradi. Contattaci, ti aspettiamo a Voghera in via Meucci 5. Buongiorno a tutti, benvenuti a Vox Populi, siamo a Voghera e anche oggi tre persone fermate in maniera casuale per le vie della città risponderanno alle domande sulla notizia del giorno. La notte bianca arriva sul web, più di 100 aziende e-commerce infatti festeggeranno con dei super sconti dalle ore 12 di oggi, giovedì 22 giugno, fino alle 18 di domani, venerdì 23 giugno. In un unico grande negozio online saranno disponibili articoli di ogni genere, abbigliamento, tecnologia, benessere, cosmetica, giardinaggio, sport, tempo libero, servizi per animali e non solo. Gli sconti arriveranno fino all'80%. Pensi che approfitterai di questa notte bianca oppure non te ne frega nulla? No, a questo punto, visto che ci sono tutti questi sconti in questo periodo che c'è, penso che ne approfitterò anch'io. Okay. Tanto. Tu acquisti online abitualmente? Sinceramente no, avrò acquistato 2 o 3 volte solo, neanche tanto. Cosa ti ha spinto quelle 2 o 3 volte ad acquistare online piuttosto che andare in negozio? Ah, più che altro il prezzo, anche perché il prezzo che c'è su internet è anche più conveniente rispetto al prezzo che c'è in un male negozio. Anche più, magari quel momento lì non puoi muoverti di casa perché sei impegnato, allora l'ordine su internet ti arriva subito a casa, così non devi uscire di casa, magari hai qualche impegno e allora ti arriva subito a casa e sei già pronto, ce l'hai già a casa subito pronto. Ma no, è interessante, il problema è che bisogna essere anche bravi a usare i social e quindi comunque a fidarsi anche dei siti e quindi a usare il bancomat, le carte di credito. Cioè è un problema questo qua, perché a volte i conti correnti poi vengono clonati e quindi c'è una perdita di soldi, quindi bisogna fidarsi soprattutto dei siti su cui uno naviga. Ti è mai capitato di acquistare in passato sul web? Sì, su alcuni siti, però sicuri comunque, cioè non ho mai avuto problemi. Invece su altri siti che magari non sono neanche segnalati, cioè secondo me va prima guardato magari i commenti su Google, per dire, vanno prima letti i commenti su Google e poi se comunque i commenti sono positivi allora si può acquistare su quel sito. Posso chiederti cosa hai acquistato, se si può dire ovviamente? Sì, sì, film oppure su Amazon, DVD e diciamo che ho sempre acquistato su Amazon, ho fatto anche l'abbonamento Amazon Prime. Quello è una buona cosa secondo me, cioè, sono abbastanza sicuro. Cosa ti spinge ad acquistare questi prodotti sul web invece che andare in un negozio tradizionale? Perché costa meno e quindi... E poi comunque hai la consegna a casa entro 24 ore, a volte vai comunque nei supermercati e non trovi mai le cose che servono. Cioè ad esempio ci sono dei posti dove anche qua a Voghera dove compri DVD eccetera, però non hanno mai quello che cerchi. Invece su Amazon c'è una vasta scelta di DVD e tutto. Certo che mi può interessare. Ti è mai capitato in passato di acquistare sul web? Sì, certo, su siti come Amazon... Grandi siti comunque, no, non tanto piccoli siti. Che tipo di prodotti acquisti generalmente? Generalmente compro solo dei modellini online. Altre cose mi è capitato questo telefono e basta. In queste occasioni cosa ti ha spinto ad acquistare sul web piuttosto che andare in un negozio tradizionale? Semplicemente il fatto che costava molto meno su internet e comunque c'erano dei bei sconti e che molto spesso su internet trovi cose che non trovi nei negozi tradizionali, puoi trovare di tutto. Alla luce di quello che hai detto, quale pensi che sia il futuro dei negozi tradizionali? Oramai con l'evoluzione di internet secondo me sarà un po' difficile, anche il loro mercato calerà molto secondo me rispetto ai negozi nelle città, perché oramai anche la gente preferisce acquistare su internet che andare ad acquistare nei negozi normali. Che chiudano secondo me, o comunque che facciano magari anche loro dei siti su internet dove possono comunque vendere anche loro su internet. Non saprei, certo internet sta facendo
un gran lavoro e non so quale può essere il loro futuro. C'è qualcosa che non acquisteresti mai sul web? Sinceramente, come fa Amazon adesso che sta vendendo anche gli alimenti, sinceramente un alimento su internet non lo comprerei mai. Preferirei andare al negozio, al supermercato, che comprarlo su internet. Alimenti. Perché non. Comunque, cioè, gli alimenti sono cose fresche che vanno comunque controllate e guardate al supermercato. Certo, una moto o una macchina, no, non mi fiderei. La vuoi vedere prima? Sì, beh, direi di sì.